nel cesso. Perché la vita è così di VB? Avevo scritto una lettera a un giornale, pensando che fosse una cosa importante, ma quel tribunale supremo, che siede in eterna sessione e che si chiama relatività, mi ha offerto questa occasione. Nel cesso di una trattoria di campagna, su un pezzo di giornale appeso a un chiodo, era pubblicata la mia lettera. La rilessi e meditai a lungo seduto sulla tazza. Sono occasioni che ti fanno facilmente gol nell'anima, che ti spingono a fuggire la serietà della mediocrità, che è spesso presente in chi scrive una lettera a un giornale. Così giacqui con le belle parole che avevo scritto. Commenti. Il concetto di relatività del piano d'esistenza in cui abbiamo ora la nostra consapevolezza, ossia il piano fisico, è basilare per comprendere il nostro momento evolutivo. In realtà noi viviamo l'illusione, ossia la relatività, la dualità, per cui è vera una cosa e anche il suo contrario. Questo accade perché, al nostro livello di evoluzione, solo l'illusione possiamo vivere e solo l'illusione può farci evolvere. Tutte le occasioni, tutti i fotogrammi e le serie di fotogrammi sono creati, percepiti dalla coscienza dell'individuo al fine di evolvere, per farne cioè suo sentire. Perciò tutto ciò che ci accade è potenzialmente in grado di produrre in noi uno scatto evolutivo. È un errore, ammesso che possa esistere l'errore, dire che chi scrive una lettera al giornale è un mediocre, come un errore dire che chi mai la scriverebbe non è un mediocre. Sono entrambe minuscole verità. Minuscole perché relative a chi crede in quelle verità e si comporta di conseguenza. Il credere o il non credere in qualsiasi cosa è il risultato delle regole vibratorie con cui l'individuo vive le sue esperienze, ossia i suoi codici, in questo caso i suoi codici mentali.